Un bellissimo brano ripreso da Enea Gramaro, Un amore così grande. Per voi, Fabrizio. Solo che capace, io corro più forte, raggiungo le stelle, rubo la luna, diventano pelle, per farti un vestito, azzurro che splende, negli occhi, nel cuore, l'Italia si accende. In fondo agli occhi tuoi brucia un amore così grande, un amore così, soltanto noi, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve, oh, la bocca tua si accende un'altra volta. Fuori intorno a noi, un silenzio breve, poi la voglia tua si accende un'altra volta, breve. Grazie a tutti. Fabrizio, vieni, vieni pure, vieni qui. Partiamo sempre da lei, Loretta. Sì. Senti Fabrizio, allora Enea ha sicuramente una gran voce, no? Però cioè, sono un po' arrabbiata, ti dico la verità, nel senso che mi piace tutto. Come sei, come ti poni, il suono, il timbro, quello che fai. Non mi piace il fatto che sei vecchio, cioè che mi metti questo vibratone in tutte le fine. Perché? Sì, mi è già stato detto. Purtroppo è una cosa che faccio di istinto, non lo faccio apposta. Però capisci, qui l'arrangiamento è talmente rock che se tu mi fai questa cosa mi ricordi l'originale, capito? Cioè, e quindi non funziona più.
La grandezza di Giuliano, secondo me, è quella di saper rendere qualunque brano, anche il più classico, rock in una maniera, cioè solo con la voce. E quindi questa era l'operazione che dovevi fare, perché poi lo strumento ce l'hai la grande, se no ti scegli un brano dove funziona. Cioè, perdonami. Volevi chiedere qualcosa? Sì, io veramente sarei interessato al parere di tutti, però c'è poco tempo, quindi chi vuole? Dopo te lo potranno dare, ma andiamo chi vuole darlo subito. Alessandra? Trova la tua impronta. L'unico consiglio che ti do, perché sei bravo, non cercare di imitare nessuno, sii te stesso e trova la tua impronta, perché hai tutte le carte in regola per farlo. Okay? Grazie mille, grazie. Frank, vuole? Volevi dire qualcosa? Sì, voce bellissima. Una cosa te la posso dire però. Giusto quello che ha detto la signora Martinez per quel fatto del gagagagà, il gorg. Una cosa te la posso dire però. Non imitare, perché è proprio quello che ti frega. Va bene, finito. Grazie mille. Sì, vai, cioè qua c'è il nostro... Prego. Scusami. Cosa ma vuoi dire che lo dici? Mi canti una cosa così, io ti picchio. A me piace Claudio Villa, lasciala cantare a loro. Questa guarda che piace... diventiamo vecchi noi poi, che siamo, l'abbiamo detto tutti, a ma... noi questa versione non piace, piace la versione di Villa. E ce la ricordiamo così, che dobbiamo fare? Katia? No, io volevo solo dire che invece... Ritorniamo, allora, veloce... No, io più che... come ti chiami? No, ma mi dai la... Francesco. Francesco. Io non do la colpa a Francesco. Chi è no, che ha scritto sta canzone? Fabrizio. Ah, Fabrizio. Sta canzone chi l'ha rifatta? Renga? Negro Amaro. Ah, Negro Amaro. Allora no, infatti non è colpa allora sua. Allora bisogna dirgli Negro Amaro di non fare delle porcherie del genere. Ma invece secondo me posso... Canta l'originale. Secondo me non voleva imitare, assolutamente, non c'entra assolutamente nulla. È lui, è basta, è Fabrizio. La voce è simile, ma secondo me può fare di meglio. È simile, ma secondo me è molto più bravo di... per fare questa canzone. Secondo me poteva fare di più. Perché ho visto che ha una potenza nella voce che può fare delle canzoni diverse, giusto? C'è Federica che voleva dire qualcosa. Io lo conosco. No. Microfono, microfono. No, concordo assolutamente, hai una bellissima voce. Io ho il tuo stesso difetto, ho questo vibrato che non controllo e purtroppo, volendo fare a volte rock, devo per forza gestirlo volontariamente, quindi magari pensaci. Però fai delle canzoni che spingono di più. Ti esaltano. Vai. Martinez consegna il suo premio, vince questa serata. Avanti, avanti ragazzi, non vi vedo, vi nascondete. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Vai lì, vai lì, vai lì, così vi vediamo tutti. Qua, perfetto, vieni qui. Vince, qui, qui, davanti. Più avanti, più avanti. Rosaria, ci siamo, li prendiamo tutti. Loretta ha scelto Fabrizio. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima settimana.